lodato. Signore, ti ringraziamo, Dio, perché siamo qui, Signore, riuniti nel nome di Gesù. Ed eccoci, oh Padre, al tuo cospetto, perché desideriamo, Signore, con tutto il cuore le tue consolazioni. Oh Signore, desideriamo con tutta l'anima nostra, oh Padre, renderti il culto, ma incontrarti, godere la comunione con te, essere consolati, oh Signore, dalla tua presenza e dalla tua parola. Signore, prendi i nostri cuori, oh Padre, accendeli con lo Spirito tuo. Prendi, oh Signore, le nostre menti e fa, oh Padre, che possiamo essere uniti come un solo uomo ed essere dinanzi a te, oh Signore, accolti nel nome di Gesù. Ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Il principio di questo culto è nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, un solo Dio che è benedetto in eterno. Amen. Cantiamo un cantico d'apertura. Inno 306. Leggiamo un passo della scrittura, Evangelo secondo Giovanni capitolo 10 dal versetto 7. Gesù di nuovo disse: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore.
Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie mi conoscono, come il padre mi conosce ed io conosco il padre, e metto la mia vita per le pecore. Ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho autorità di deporla e ho autorità di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Gloria al Signore. 431.
E leggiamo quel salmo che è stato definito il salmo parallelo del capitolo 1 di Genesi, il canto della creazione, il salmo 8. Signore sia lodato, o eterno, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. O tu che hai posta la tua maestà nei cieli, dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti, tu hai tratto una forza. Per motivo dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria? E il figliuolo dell'uomo che tu te ne prenda cura. Eppure tu l'hai fatto poco minor di Dio, e l'hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto signoreggiare sull'opera delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e buoi tutti quanti, ed anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutto quello che percorre i sentieri dei mari. O Eterno, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Questo canto è stato scritto da un pastore che aveva l'animo del poeta. È scritto nell'intestazione del Salmo, Salmo di Davide, sulla Gittea. Salmo di Davide. Il giovane Davide, abituato da buon pastore a trascorrere le notti anche all'aperto. Ma immaginiamolo così, durante una di queste notti particolarmente serena, dinanzi al cielo stellato, prega e chissà, scrive questo salmo. E scrivendo questo salmo, Davide ci mostra quanto è toccato dalla bellezza del creato. O Signore, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra, tu che hai posto il tuo nome nei cieli, tu, o Signore, che hai fatto ogni cosa, che hai plasmato il creato con le tue dita, quanto è magnifico il tuo nome. Ma osservate, Davide non è soltanto stupito, colpito, meravigliato, affascinato dal creato. Affianca alla profondità e alla vastità dei cieli anche il vagito, le parole balbettanti del bambino. Tu hai tratto dalla bocca dei bambini e dei lattanti una forza. Ora voi mi direte cosa c'entri, come le due cose vanno insieme. Perché Davide dai cieli passa a un piccolo bambino lattante o a un fanciullo? Cosa c'è insieme, cosa c'è, cosa collega? Suppongo che Davide faccia un bel salto dalla natura inanimata a colui che è al centro della natura inanimata, che è l'uomo, e vede nel bambino, nel fanciullo, una regola d'oro del regno dei cieli, e di questo noi stasera parleremo. Tu dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti, Signore, hai tratto una forza. Un altro pastore, non più con l'animo del poeta, ma colui che abbiamo letto si è definito il buon pastore, circa 1000 anni dopo ci ha spiegato il senso di queste parole. Quando nel Tempio di Gerusalemme, mentre è pressato dai farisei che sono indignati perché i bambini nel Tempio dicono Osanna al figliuolo di Davide, allora il buon pastore, non colui che rimane affascinato dal cielo, colui che ha creato il cielo, non colui che si commuove dinanzi ai bambini, colui che dà la vita all'uomo, disse, non l'avete letto voi? È scritto, tu hai tratto dalla bocca dei lattanti e dei fanciulli una lode. Fratelli, lasciamo stare i cieli per stasera, mettiamo da parte le stelle, guardiamo un po' i bambini e in particolare oltre. Stasera parliamo, con l'aiuto del Signore, della vera lode a Dio.
Dalla bocca dei fanciulli tu hai tratto una forza, dalla bocca dei fanciulli tu hai tratto la lode. Perché, fratelli, ripeto, è una regola d'oro nel regno dei cieli e la esamineremo. Però prima devo fare una piccola puntualizzazione, giusto per essere chiaro. Quando parliamo di lode, biblicamente parlando, non intendiamo la ripetizione automatica e meccanica di eventuali invocazioni al Signore. Non è lode. Quella è una giaculatoria, è un tipo di preghiera che viene adottata nelle religioni pagane. Quando parliamo di lode, non intendiamo, nel senso biblico, dunque un glorificare il Signore semplicemente ad alta voce e soprattutto guidato da altri. No. La Bibbia, quando parla della lode, indica il glorificare il Signore spontaneo di un figliolo di Dio grato perché Dio è fedele. Questa è la lode. Nulla di magico nella lode, nessun segreto nella lode. La lode non è altro che l'acqua che zampilla dalle nostre labbra, la gratitudine che esce dal nostro cuore, e la lode è qualcosa di spontaneo. Spontaneo in ogni credente, che non può non riconoscere con cuore grato, devoto, entusiasta, l'infinita misericordia di Dio. La lode. Nel versetto che abbiamo letto impariamo prima, la prima cosa che impariamo è che la lode, quella vera, quella gradita a Dio, è dei semplici. Tu dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto una forza, dice il Salmo, Gesù spiega una lode. Dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti, degli indifesi, dei candidi, dei semplici, di coloro che sono sinceri e distintivi. Lo disse Gesù: Signore, ti ringrazio. E anche lì fu una preghiera estemporanea. Ti ringrazio, Padre, che queste cose non le hai rivelate ai savi e agli intendenti, ma le hai rivelate ai piccoli fanciulli. La lode che il Signore gradisce, quella vera, è quella che sorge sulla bocca dei semplici. E Gesù ce l'ha insegnato. Se non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete nel regno dei cieli. Se non sarete candidi, sinceri, istintivi, voi non entrerete nel regno dei cieli. In questo passo, per fanciulli possiamo intendere in senso letterale, i bambini. E nei Salmi diverse volte è detto che Dio ascolta, è scritto che loderanno il Signore i vecchi e i bambini, in Geremia, in Isaia, viene ripetuto spesso. Fratelli, non prendiamo sotto gamba questo aspetto della parola di Dio. Dio ama i bambini, e nei bambini, quelli anagraficamente bambini, e nei bambini c'è candore, sincerità, e Dio mette pensieri celestiali. E il Signore inizia a far scendere il seme della sua parola. Quando un bambino candidamente, con una sua osservazione, con un pensiero, parla del Signore, alle volte forse un po' in modo originale, facciamo attenzione. Dio gradisce, Dio ascolta, Dio ama i piccoli fanciulli. Cosicché il Salvatore dirà: lasciate i piccoli fanciulli venire a me. Non glielo impedite. E alle volte noi rischiamo invece di impedire ai nostri figliuoli, con la nostra fretta, con le nostre distrazioni, con alle volte la nostra superficialità, rischiamo di impedire ai piccini di andare al Signore. No, no, attenzione, al di là di figli di credenti o meno, il Signore ama i bambini. La scuola domenicale serve anche a quello, ma non solo, la famiglia serve a quello. Egli ha tratto una forza dalla bocca dei piccoli fanciulli e dalla bocca dei lattanti, ripeto, in senso anagrafico, letterale. E io sono certo che fra noi diversi ricorderanno episodi della propria fanciullezza, nei quali hanno avvertito la presenza del Signore. Dio è fedele. Ma fanciulli e bambini anche in senso spirituale, e questo anche è particolarmente vero. Spesso è più grato al Signore, è più candido, è più istintivo in senso buono, ovviamente, più spontaneo chi da poco ha conosciuto Gesù.
il lattante nelle vie del Signore, chi da poco è nato di nuovo, chi da poco è nelle vie di Dio. Perché andando avanti negli anni, alle volte, fratelli, scambiamo la disillusione con la maturità. Alle volte scambiamo l'amarezza con il discernimento e rimaniamo alle volte insensibili al cospetto di Dio. Dio ha tratto dalla bocca dei fanciulli una forza e una lode. Come piccoli bambini, pur ora nati, appetite il puro latte della parola. Ricordiamo quando il Signore ci ha salvato, con quanto fervore glorificavamo il nome di Dio. Ricordiamo quando pregavamo, con quanto fervore, con quanta libertà glorificavamo il nome del nostro Signore Gesù, importandocene poco o niente di chi ci stava vicino e di chi ci ascoltava. E siamo stati di edificazione. E siamo stati di incoraggiamento. E siamo stati spesso per la Chiesa motivo di lode al Signore, perché hanno visto quello che Dio ha fatto in noi. Amen. E il Signore ha tratto dalla bocca di questi fanciulli, in senso spirituale, una lode. Perché questo deve accadere soltanto i primi mesi o i primi anni della conversione e non deve continuare a accadere in misura maggiore nel nostro cammino col Signore? O il Signore faccia di noi dei Simeone, vi ricordate? Nel Tempio, il vecchio Simeone che nel Tempio continuava a glorificare il Signore, e quando finalmente gli portano Gesù e lo prende fra le braccia, innalza una famosa preghiera al Signore. Signore, finalmente i miei occhi hanno visto la luce delle genti. Vecchio glorificava il nome di Dio. E noi vogliamo glorificare il Signore per tutta la vita. Amen. Fratello, non mi viene, fratello, il carico della vita, il peso, il carico e il peso niente. Spesso il carico e il peso sono scherzi del nemico. No, egli trae la lode dalla bocca dei fanciulli e lo fa dalla bocca dei fanciulli in senso, dicevo, spirituale, lo fa dalla bocca dei fanciulli di coloro che rimangono fanciulli. E nel candore, nella semplicità, con poca e scarsa teologia, forse non è un difetto, glorifichiamo il Signore, lodiamo il nome di Dio. Eccola, una sorella è ricoverata in ospedale. La riconoscete perché sul comodino c'è una Bibbia. E la sera legge la Bibbia, la sera prega, parla dell'Evangelo. C'è un fratello nella prova, con poca teologia, con poca forse saggezza umana, ma con tanta fede nel Signore. Nella prova parla di Gesù, ringrazia Dio. E magari coricato a letto nella difficoltà, lo sentite sussurrare: grazie Signore, gloria a Dio. Perché Dio trae dalla bocca dei piccoli fanciulli una forza, e lo si sente, lo si ascolta. E dalla bocca di quell'uomo, non dalla bocca di un saggio, di un intendente, di un fariseo, di un teologo, ma dalla bocca di un semplice credente, Dio ha tratto una forza. Perché laddove il nemico sembra vincere, il Signore ha dimostrato che nella fossa dei leoni Daniele c'è, ma con lui c'è il Dio vivente e vero. Oh Signore, facci dei piccoli fanciulli. Sì, la lode che il Signore ama e gradisce è quella dei semplici, è quella degli spirituali, ovviamente. Ove per spirituale non intendo chi fa lo spirituale, chi pensa di essere spirituale, chi si picca di essere spirituale. No, chi rientra in queste tre categorie è carnale. Lo spirituale è colui che cammina per lo Spirito di Dio, in ubbidienza alla parola di Dio. È la cosa più semplice, è la cosa più bella. Bene, abbiamo letto che Dio trae dalla bocca dei fanciulli una forza, una lode. Dio trae, Dio tira fuori. È Dio che muove in noi l'animo. E come lo muove in noi Dio l'animo? Innanzitutto perché ci ha dato ovviamente la nuova vita. Nati di nuovo, noi glorifichiamo il nome del Signore. Il bambino che nasce. Quanti abbiamo visto nascere i figli, sappiamo che ovviamente una delle prime cose che un bimbo nato fa, piange. E in questo è aiutato dal medico.
deve piangere, deve respirare. E quando piange è buon segno, respira, sta bene. Un figliolo di Dio nato davvero d'acqua e di spirito deve respirare. E il segno della vita è glorifica il nome di Dio. Non parla di Dio come se stesse parlando del Dio delle tenebre. Non è estraneo a Dio, non è un nipote di Dio, è figlio di Dio. Voi lo sentirete parlare in modo libero, spontaneo, chiaro, sincero, lineare, splendido, caloroso, vero, sincero del Signore. Lo sentirete muovere nelle cose del Signore con grande dimestichezza, con grande libertà, perché egli ha visto il regno di Dio. Disse Gesù a Nicodemo, se tu non nasci di nuovo non vedrai il regno di Dio. Il che vuol dire che quando nasciamo di nuovo noi lo vediamo il regno di Dio e ne parliamo. Questo è lo spirituale, colui che è nato di nuovo. Ebbene, la lode che il Signore gradisce, quella vera, è quella che sorge dal cuore di chi è davvero nato di nuovo. Non di colui che si prepara il discorso, non di colui che aggiusta le parole, no, no, ma di colui che, perché c'è vita nel cuore, dinanzi alla meraviglia del Signore, dinanzi alla gloria di Dio, non può non dire gloria a Dio, e lo dice in un modo che vale tutte le orchestre di questo mondo, perché lo dice in un modo, si sente, è lo Spirito di Dio che lo muove. Mi è capitato di ascoltare delle testimonianze in TV. A sentirle davvero si poteva cadere nell'errore, nell'inganno, che chi stesse parlando era un credente nato di nuovo, ma a ben vedere non lo era. Ah, ma con tanto di lode a Dio e di gloria a Dio, e ma era un lode, un gloria a Dio che non risuonava, non c'era musica. Ma quando Dio trae dalla bocca, quando Dio trae dal nostro cuore, quando è lo Spirito Santo che richiama il nostro spirito, allora sì, noi diamo davvero lode al Signore. È una lode che è assonante, che è sulla stessa nota di quella degli angeli. È musica, c'è benedizione, c'è la presenza di Dio, c'è l'approvazione dello Spirito Santo. Dio trae. Dio lo trae perché manifesta la sua gloria. Dio trae perché opera meraviglie. L'argomento è lungo, io vi leggo soltanto i versetti di un famoso salmo che ci spiegano bene cosa vuol dire. Io benedirò l'Eterno in ogni tempo. La sua lode sarà del continuo nella mia bocca. L'anima mia si glorierà nell'Eterno, gli umili lo udranno e si rallegreranno. Magnificate con me l'Eterno ed esaltiamo il suo nome tutti insieme. Io ho cercato l'Eterno ed egli m'ha risposto e m'ha liberato da tutti i miei spaventi. Io loderò l'Eterno in ogni tempo. La lode è gradita al Signore. La lode vera, infine, è quella dei santi. Non soltanto semplici, non soltanto spirituali, ma santi. Sì, fratelli, è importante la santità. Il popolo di Dio è un popolo appartato, un popolo diviso, non solo nei fatti, ma nei pensieri, nel cuore. È un popolo santo. Santo perché è stato santificato, lavato con il sangue di Gesù. Santo perché continua ad essere lavato col sangue di Gesù. Santo perché è appartato. Dalla bocca dei fanciulli egli ha tratto una forza a motivo dei suoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Vedete che miracolo che ha fatto il Signore? Ha preso ciò che è debole per svergognare ciò che è forte. Ma in particolare, in che senso egli, il credente, riduce al silenzio l'avversario e il vendicatore? Innanzitutto per una questione di sentimenti, non violenza, non reazione, non inganno, ma potenza. In secondo luogo perché dalla bocca del fanciullo, del credente, il Signore trae una lode, il nemico ne trova grande confusione. Si è ingegnato, ha messo tutta la sua forza per farci sviare,
per farci abbattere. Oggi sul luogo di lavoro ti ha fatto incontrare delle persone antipaticissime che hanno fatto di tutto per rovinarti la giornata. Oggi ha fatto di tutto per far attraversare la tua mente da pensieri che come delle ventose dovevano attaccarsi all'anima tua e rovinarti la giornata e forse il culto. Ma tu hai glorificato il Signore, hai pregato il Signore. Hai detto: Signore, aiutami, dammi grazia. Stasera sei qui, libero, e glorifichi il nome di Dio. Dalla bocca dei fanciulli Dio ha tratto una forza per far ridurre al silenzio l'avversario. Com'è possibile? Ho fatto di tutto, ho cercato in tutti i modi di rovinargli la vita e questo continua a glorificare il nome di Dio? Come ci vede il nemico? Ci vede insignificanti esseri di ossa e carne. Chi più ossa e carne, poi, insomma. Ci vede come persone, esseri antipaticissimi, perché non fanno altro che ricordargli tutti i giorni che Dio crea. Ma non fanno altro, soprattutto i credenti, che ricordargli tutti i giorni che Dio salva. Che lui è debole, che Gesù ha vinto. Odia la Chiesa, odia visceralmente, perché tutti i giorni questo popolo di fanciulli, di persone, di dilettanti, di persone deboli che non hanno capacità, che non conoscono tutta la sua potenza diabolica, non fanno altro che andare avanti di pari consentimento, protetti dal Signore. Sta cosa la fa andare in bestia, a me è il caso di dirlo. Non poteva vedere il nemico Giobbe. E quando Dio gli dice: beh, hai visto Giobbe, il mio servitore, dice: beh, per forza, tu l'hai protetto, è circondato da un riparo, toglilo, fammi mettere le mani addosso, ti farò vedere io. E poi, è questo popolo di fanciulli, di deboli, di candidi, di poveri, di quello che vi pare, sembra essere abbattuto, sembra essere soppiantato, ed eccolo lì, al cospetto di Dio, che glorifica il nome del Signore. Il Signore trae mette in silenzio il nemico delle anime nostre. Vi è capitato mai, sorelle e fratelli, di pregare, di essere angosciati, oppressi? Capitato mai? Di inginocchiarvi e dire: Signore, aiutami, l'anima mia è... sento un peso sul cuore, aiutami, ti prego, Signore, sostienimi, liberami, Signore. E mentre abbiamo pregato, il Signore è venuto e ci ha liberato da tutti i nostri spaventi, è vero? E abbiamo iniziato a glorificare Dio. Ah, che liberazione, che gioia! E quando abbiamo finito, quasi quasi non ricordavamo più perché ci siamo inginocchiati. Dio ha ridotto al silenzio l'avversario e il vendicatore. Il popolo di Dio è un popolo di semplici, in senso positivo. Il popolo di Dio è un popolo di spirituali e un popolo di santi. Riflettiamoci, sorelle e fratelli. E chiediamo al Signore: Signore, fa che oggi, ancora una volta, la lode possa essere tratta dal mio cuore. E fa che ancora una volta stasera il nemico possa essere ridotto al silenzio, ma di lui poco ci importa. Fa che stasera ancora una volta possiamo ringraziare e glorificare il tuo nome, perché tu sei fedele. E allora concludo con le parole del Salmo 100, il primo salmo che ho conosciuto in vita mia. Entrate per le sue porte con ringraziamento e con lode. Lodate il nome del Signore. Ginocchiamoci, ringraziamo Dio. Grazie, Padre, che ora stasera viene a parlare di Gesù, per ringraziarti per la tua parola, Signore. E anche oggi, Signore, ci hai incoraggiato e ci hai consolato. Grazie, Padre Celeste, perché tu sei un padre per noi, Signore. Oh, Signore, noi in te abbiamo trovato il nostro rifugio. Oh, Padre Celeste, il nostro cuore era deluso dal mondo, Signore, ma tu, Signore, l'hai rinfrancato, Signore. Oh, Padre Celeste, tu ci hai tratto dal mondo, Signore, adesso noi ti apparteniamo. Oh, Padre Celeste, perdonaci, chi a volte non veniamo a te con un cuore sincero, Signore. Oh, Signore, abbi pietà di noi, perché non siamo, Signore, altro che miseri, Signore. Ma adesso veniamo a te, Signore, con un cuore rotto, Signore, con un cuore contrito, e ti chiediamo, Signore, di benedire le anime nostre, Padre Celeste. Oh, Signore, fa che dalla nostra bocca possa uscire la lode che tu vuoi, Signore, e non delle parole meccaniche, Signore. Oh, Padre Celeste, benedicici col tuo Santo Spirito, Signore, battezza stasera, Signore. Oh, guarisci, Signore, tu conosci i nostri cuori, Signore.
sai, Signore, che noi ti amiamo, Signore. Oh, Padre Celeste, fa, Signore, che noi possiamo avvicinarci sempre di più alla figura del tuo figliolo Gesù Cristo. Possiamo sempre di più assomigliare a quel carattere, oh, Padre Celeste, a cui noi aneliamo, Signore. Grazie, Gesù, perché tu sei un Dio buono e pieno d'amore. Oh, Padre Celeste, tu sai come operare, Signore. Siamo gente, Signore, che tu già hai messo la tua mano, Signore, perché tu non sei un Dio fermo, ma sei un Dio all'opera. Grazie, Padre Celeste, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Del Signore Gesù, l'amore del Padre, la comunione, le benedizioni dello Spirito Santo siano con tutti noi, da ora in eterno. Amen.